ero una sposa e una madre felice, anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva la mente. Il mio esaurimento si aggravò e, morendo mia madre, alla quale io tenevo sommamente, le cose andarono di male in peggio, tanto che un giorno, in preda ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che chiamare un'ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portata in manicomio. In manicomio! In manicomio! Mi presero le impronte digitali. A un tratto tutto intorno a me cominciò a girare poderosamente. Quella ribellione che avevo dentro diventò sofferenza così acuta e insostenibile che invece di gridare svegli mi misero a letto, ma nessuno mi carezzò la fronte, anzi mi legarono mani e piedi, e in quel momento, in quel preciso momento, vissi la passione del Cristo. Non avevo intorno che un senso di buio e di incertezza. L'inquietudine era soverchia, paralizzava persino i movimenti.